Conte, no? Come definirebbe la sua musica? Oggi un diario. Cioè? Oggi è il mio diario perché in questi 2 anni in cui sono stata da sola, comunque ho avuto 2 anni molto difficili per me, perché c'è stato un trasloco, comunque con un bambino, una separazione, cioè sono cose che comunque ti fanno male, ti fanno star male e ti fanno crescere. E la musica mi ha salvato, in questi 2 anni mi ha veramente salvato. Ah, qual è stato il momento più doloroso di questi 2 anni? Quella sera proprio che lei ricorda come più dolorosa? Ma quando mio figlio piangendo non accettava questa cosa. La separazione. Sì. Un po' piange. Allora mi dica se No, oggi. perché col senno di poi è stata una cosa giusta per entrambi, perché è inutile forzare le cose. Però leggere la sofferenza negli occhi di tuo figlio è un fallimento enorme. Me ne vado, ha detto lei. E lui non mi ha fermata, lui non mi ha fermato. Le donne provocano. Volevo che venisse a riprendermi sotto il palazzo e invece si è perso sul raccordo anulare. Vabbè, questo l'ho detto 4 anni fa, però, eh. Però la prima crisi, no? Poi lui è No, no, non tornato. era la prima crisi. No, non ci si ferma mai alla prima crisi. Se la prima crisi te ne vai è un problema, eh. Però non l'è venuta a riprendere comunque, dico. Cioè, voglio dire. Chi è che ce l'ha messa più di tutti fra i due per cercare di salvare questo rapporto? Io, sicuramente. Ma lui lo sa, è cosciente. C'è qualcosa che le manca particolarmente della vostra vita insieme? Al momento no, nulla, sto Nulla. E bene così. Di che cosa invece è felice di aver lasciato andare, di aver perso di quella vita? Beh, con quella vita lì se n'è andata una parte di Anna. È la parte più malinconica, la parte più nel giocare a fare troppo la donnina. Perché, In che senso, Donnina? come dicevo poco fa, era la voglia di dimostrare più anni e quant'altro. Le dispiace che abbiano scritto che tra le ragioni della fine del rapporto ci sarebbero stati i suoi problemi economici, non di lei, di lui. Non è assolutamente vero. Io per Gigi sono stata sempre una credo, poi non lo so. sono stata sempre un pilastro, una persona su cui contare in tutto e per tutto, ma anche lui per me, quindi. No, sicuramente non per questo, non per questo. Adesso la sua carriera musicale, secondo lei, sarà più in salita o più in discesa? Sarà più facile o più difficile? Ma non me ne frega niente. Non mi va di pensare, oddio, aspetta, no, vediamo, ascesa, discesa. Io ho ritrovato un amore per la musica che avevo perso da un po'. Purtroppo sì. Perché E perché l'aveva perso? ero presa da tante altre cose. Si è ritrovata anche Sì. artisticamente. Quali sono? Chi sono?